Sono Giulia Venturelli, ho 25 anni, sono un'aspirante guida alpina. Ho iniziato a frequentare la montagna da piccola insieme ai miei genitori. Penso di essermi innamorata della montagna perché l'ho sempre vissuta insieme ai miei cugini e dunque per noi l'andare era come un gioco. La passione arriva sicuramente dal papà, lui arrampicava, faceva cascate di ghiaccio e dunque era abituale vedere girare per casa corde, caschi, imbraghi, ramponi. Mi sono avvicinata a questo ambiente a piccoli passi, prima con semplici camminate in rifugi e che poi volevano spostarsi di anno in anno sempre più lontani, su ghiacciaio, le prime cime classiche, sempre insieme ai miei cugini, ad Amello, Presanella, Cevedale. Il mio mentore è stato sicuramente Beppe Chiaff, un forte alpinista bresciano. Grazie a lui ho imparato a muovermi in montagna, ho migliorato la tecnica, ho acquisito fiducia in me stessa, poiché prima di lui quasi nessuno voleva legarsi con me in cordata e penso che il più grande insegnamento che mi ha lasciato è quello che nella normale dotazione alpinistica, quella che i manuali chiamano NDA, ossia ciò che è essenziale portare in montagna, abbiamo sempre con noi casco, imbrago, corda e sorriso. Vengo sempre volentieri alla Madonna della Rota, è una falesia che ho sempre frequentato sin da piccola insieme al mio papà e ai suoi amici e poi anche dopo nel tempo, essendo così vicino a casa ed essendo in un bel posto, ho sempre avuto piacere a trascorrervi un po' di giornate. È inoltre sicuramente la falesia dove ho raccolto le prime soddisfazioni, come per esempio il mio primo 7A su Nuovi Giardini. Nel tempo è maturata poi l'idea di fare di questa mia passione una professione e quindi a ottobre del 2014 ho approvato le selezioni per il corso di aspirante guida alpina. Era parecchio tempo che guardavo e terminata l'università ho deciso dunque di iscrivermi. Il corso è durato un anno e mezzo, eravamo un gruppo di 12, ero l'unica ragazza. È stato un anno e mezzo intenso, molto impegnativo, ma sicuramente che mi ha dato tanto. Mi piace migliorare, imparare e crescere insieme agli altri. Sono una persona che tende a non sentirsi mai completamente arrivata e realizzata. È forse una frase scontata, ma penso che sia profondamente vero che ogni traguardo che si raggiunge non è che un punto di partenza.